sempre dopo. Servono proprio a questo, a rimpadronirci della nostra identità, a rimpadronirci della nostra storia. Questi episodi, quello del luddismo a Isolavire, anche quello del brigantaggio di cui parlava prima con grande competenza e grande grado per questa sintesi efficace, ragazzi, amica, ragazzi, Martino, a cui ci accomuna anche un passato di giornalismo, quindi anche un passato, un presente, quindi, che ancora fai qualcosa. Quindi sono importanti proprio per questo, i canti di Loredana, di Silvano, degli amici dei Controlla, sono importanti per farci capire quelle che sono le peculiarità della nostra terra. Claudio Saltarelli ha ormai una missione, quella di demonizzare la giocialia. Ha ragione sotto certi aspetti, perché noi con la giocialia non abbiamo niente a che spartire. Quel filmato breve che avete visto prima, che è l'amico scomparso Eugenio Maria Beragelli, che tutti quanti abbiamo conosciuto, apprezzato e stimato, io sono particolarmente contento e felice di essere stato, di aver goduto la sua buona amicizia, e dice delle cose sensate. Dove? Con la ciocerina non abbiamo niente che spartire. Ma non perché vogliamo fare delle guerre ai ciociari, ma vogliamo riaffermare la nostra identità, e la nostra identità non è un'identità ciociale. Tutto qua. Abbiamo delle grandi doti, abbiamo dei grandi personaggi, tutto qui ad Arpino, abbiamo delle grandi realtà, come quella dell'associazionismo isolato, che poi, come ha detto anche Rachele, è molto concatenata con la storia dell'Unità d'Italia, no? Che fa queste zone di vento delle Valli inospitali, il biellese che cresce dal punto di vista del comparto valiero proprio quando chiudono gli stabilimenti della Taglia Valle, lì ci sarà la concatenazione. Ecco, noi di questo dobbiamo parlare. E se riusciamo a parlare ad un pubblico sempre più numeroso, io credo che sia una cosa non soltanto numerosa, ma come dice qualcuno molto più importante, una cosa buona e giusta.